Il nostro progetto è nato circa 3 anni fa, il nostro progetto si chiama Wasp Project. È un progetto nel quale vorremmo salvare il mondo realizzando una stampante tridimensionale che sia in grado di eliminare le bidonville dalle grandi città attraverso una stampa consecutiva di più casette una vicino all'altra in poco tempo. Abbiamo costruito le stampanti più piccole, abbiamo imparato la tecnica della stampante 3D, abbiamo realizzato tutta una serie di passaggi per arrivare alle stampanti grandi come quelle che puoi vedere qui nel nostro stand. C'è stata una risalita tecnologica, perché man mano che portiamo avanti il progetto nascono delle nuove idee, delle nuove opportunità. Abbiamo creato le prime stampanti industriali per l'argilla che permettono di stampare qualsiasi tipo di materiale fluido denso, per esempio le argille, ma anche le cioccolate, magari anche altri materiali che possono essere solo nella fantasia di chi esegue la creazione dell'impasto. Immove è un progetto open source di robot stampato in 3D a grandezza naturale. E il designer si chiama Gaël Langevin, è un artista francese. Che ha disegnato l'intero robot e poi ha reso i componenti disponibili per il download, quindi chiunque può scaricare e stampare i pezzi tramite una stampante 3D. Poi bisogna aggiungere qualche motore, un paio di Arduino, delle webcam ed è tutto, insomma. Tutto per, diciamo, poco meno di 800 euro. Il robot è composto da due parti, la parte hardware e la parte software. La parte hardware è appunto Immove e quindi è lui il designer, nasce a Parigi. Per quanto riguarda invece la parte software, l'architetto software si chiama Greg Perry ed è originario di Portland, quindi negli Stati Uniti. E lui si occupa della parte software, però ovviamente ci sono contributi da ogni parte del mondo, essendo due progetti open source, ma i robot la vendono. I still wanna be a spaceman, explore a distant land. As we contemplate the credible, unfold the master plan. Sono Tiziano del Pew Lab, il nuovo laboratorio di stampa 3D del Politecnico di Milano. E lavoriamo a livello di ricerca sui materiali e sulle stampanti 3D in generale, quindi sulla tecnologia e le sue possibili applicazioni. Questa è una variazione di questa tecnologia perché a livello di meccanica e di software è del tutto simile alla tecnologia FDM. L'unica differenza è che si sostituisce alla bobina di materiale una siringa che contiene il materiale da estrudere. E il motore stepper, che normalmente controlla l'uscita del filo, in questo caso controlla l'uscita del materiale che sta contenuto nella siringa. Di qua invece abbiamo materiali tradizionali, quindi un'altra possibilità di utilizzo di questa tecnologia. Qui abbiamo un'argilla bianca che è stata cotta successivamente, argilla rossa e questa è la pasta di sale che stiamo stampando di là. Solo dopo la cottura, infatti si vede che è un po' bruciata e ha un piacevole odore di pane. Il caso di questi mattoni sono semplicemente mattoni di argilla mescolati con bucce d'arancia, fondi di caffè, caffè con argilla rossa, e questi possono cambiare la struttura del materiale a crudo, quindi semplicemente con una cottura a sole. Già
dynamics of the project is a 3D printer tattoo machine. We're from Paris. We're a student at NC in the design school. We invent this first tattoo machine 3D printer. We make a tool for the tattoo artist, actually. Not for everybody, but it's possible for people to use this machine. I still wanna be a spaceman, explore a distant land. Virtual Bike è un'installazione interattiva che permette all'utente di percorrere virtualmente le strade delle città e scoprire nuovi luoghi, fare sport e nello stesso tempo divertirsi, perché Virtual Bike è anche un gioco. Abbiamo sviluppato Virtual Bike in versione Discovery, quindi andare per le città, avere informazioni su movimenti, luoghi che non si conoscono, e quindi diciamo c'è una componente di istruzione e formazione che crediamo sia indispensabile. Tecnicamente è composta da un hardware, da dei sensori, in questo caso il sensore di velocità posto sulla ruota, un sensore che percepisce il movimento del manubrio e un sensore per l'interazione con il tasto sul campanello. Tramite questi tre sensori Arduino comunica con un classico computer, quindi anche un computer di casa. La bellezza di Virtual Bike che può essere applicata a una bici di casa, a un computer di casa, e chiaramente comunica con il software. Non è su Google Maps, sono delle mappe che giriamo noi con la GoPro e la bicicletta. Abbiamo integrato Napoli e Roma, abbiamo girato Pisa, la stiamo preparando per la prossima settimana, saremo all'Internet Festival. La Maker Faire è stata soprattutto un'ottima vetrina, perché l'anno scorso abbiamo ricevuto 6 premi di merito da diversi esponenti della Maker Faire. Siamo stati invitati alla Maker Faire di San Francisco e abbiamo partecipato proprio quest'anno a marzo del 2014, mi pare, o aprile, non ricordo bene. Abbiamo partecipato alla Maker Faire Bay Area, dove abbiamo mostrato il nostro prodotto italiano, molto apprezzato dai biker americani. Countdown to the scientist. Sharebot nasce vicino a Lecco, è un'azienda, una startup innovativa che produce e progetta stampanti 3D. Quest'anno abbiamo prodotto 3 nuovi progetti, che sono Voyager, Snow White e Coop. Sono 3 macchine innovative, 3 prodotti diversi, sicuramente tutti molto allettanti, tecnologie diverse, quindi DLP, sintetizzazione, FFF avanzato. Il nostro modello di punta è sicuramente Snow White, perché è una macchina che attira l'attenzione, è una macchina che non esiste ancora, è una macchina che nasce come una macchina makers, quindi sicuramente Maker Faire è il posto perfetto per presentare questo tipo di macchina. Soluzioni semplici fanno costare la macchina poco e fanno accedere a questo tipo di tecnologia molte più persone rispetto al passato. Voyager è una macchina che nasce con l'intento di avere una stampante 3D molto precisa, che funziona con le resine e che dà la possibilità a un orafo, un dentista o chi vuole un prodotto molto preciso e molto sofisticato, di avere una macchina che le permetta di avere un limite molto più vicino a quello che serve al mondo del dentale o dell'orafo. Quindi abbiamo una macchina che polimerizza delle resine, crea questi prodotti veramente molto precisi e dettagliati.